Amici di Fulvio e le sue ricette, benvenuti alla scuola di cucina. Oggi impareremo a pulire e sfilettare la sogliola. L'attrezzatura che vi servirà è un tagliere, un coltello con la lama flessibile e delle forbici da cucina. Partiamo subito con le forbici e andiamo a tagliare le pinne che si trovano nelle due estremità. A questo punto dalla coda pratichiamo una piccola incisione in questo modo e sollevate leggermente la pelle. Aiutandovi con della carta sollevate la pelle e tirate in questo modo. Fate la stessa cosa anche dall'altro lato. Piccola incisione, anche qui stessa cosa, aiutandovi con la carta, andate a sollevare la pelle e la tirate. Adesso andate a fare un'incisione all'altezza della pancia, la aprite così. E andate sotto l'acqua corrente a togliere tutte le budella presenti. Dopo averla viscerata, la asciughiamo per bene da ambo i lati. Adesso non ci resta che sfilettarla. Radichiamo un'incisione lungo tutta la colonna, in questo modo. Aiutate con le dita per separare il filetto. Partiamo alla testa, facciamo un'incisione anche qui, dopodiché iniziamo a sfilettare. Quando sfilettate dovete sentire le lische, vuol dire che state separando molto bene la carne dalle lische. Stessa cosa fate anche dall'altro lato, andate a fare un'incisione qua, poi andate lungo la spina centrale, dividendo così i due filetti. La sogliola sfilettata. Bene, avete visto come sfilettare e pulire una sogliola. In questo modo la potete cucinare in tantissime varianti: fritta, panata, gratinata, bocconcini. Potete fare un primo piatto, insomma, decidete voi come cucinarla. Se invece la volete cucinare intera al forno, vi consiglio di togliere solo la pelle, e ve la faccio vedere, solo la pelle superiore in questo modo e lasciare quella inferiore. Se invece la dovete fare alla brace, non togliete la pelle, visceratela soltanto e cucinatela direttamente alla brace. Grazie di avermi seguito, spero che questi consigli vi siano stati utili e alla prossima lezione di cucina con Fulvio e le sue ricette. Ciao!